Vado a New York. Cari amiche, quando sentirete queste mie parole, io sarò già in viaggio verso New York. È lì che vado a costruire una nuova vita. Perché io e Vittorio ci siamo separati. Ed è giusto che lo sappiate. È la donna che ho amato più di ogni altra. Io e Marta avevamo dei desideri, alcuni uguali, alcuni diversi. Adesso però lei andrà a lavorare a New York, affronterà nuove sfide. E di colpo quello che avevamo è scoppiato così, come un fuoco d'artificio. Ci ho provato con tutta me stessa. Lo so, fa male. Fa male anche a me. Io sono qui davanti a te. E so quello che sento, so quello che voglio. Adesso tocca a te, Marta. Ero una bambina quando sono arrivata al paradiso. E sono diventata donna insieme a voi. E grazie a voi, che siete per me delle sorelle. Quindi l'amore è un'illusione? No, assolutamente. Non cancellerei neanche un istante di quello che ho vissuto con lei. Auguro a chiunque di provare lo stesso sentimento. Non smettete mai, mai di credere nell'amore. Perché io sono stata molto fortunata di incontrare Vittorio. Però adesso sento che devo trovare il coraggio e pensare solo a me. Prendere una decisione che mi faccia stare bene. E non solo oggi. È quello che ci fa svegliare ogni mattina. La luce è nella serata più buia. È un sogno, una lotta, un'idea. L'amore è sublime e miserabile. Vittoria. Ne sono fitta. Ma la prima cosa per cui vale la pena lottare. Ma il futuro, qualunque esso sia, non si aprirà mai se uno dei due resterà con il rimpianto. Devo prendere quell'aereo. E io la mia strada. Vi auguro di perseguire un futuro felice. Come è stato il nostro passato insieme. Ora è il momento di scrivere una nuova storia. Marta. Dobbiamo solo accettarlo. È un grande sacrificio perdere te. Tutto quello che è successo con voi non si perderà mai.